L'olio extravergine d'oliva è un alimento nutracettico. Che significa? Vuol dire che è un alimento che di base per sua natura ha delle caratteristiche salutari per il nostro corpo. Per esempio è un alimento antinfiammatorio, per questo può essere utilizzato tranquillamente anche all'interno di un'alimentazione per le patologie autoimmunitarie, per la lotta ai tumori, per la prevenzione di patologie cardiovascolari. È un prodotto che è ricco di antiossidanti, è ricco di polifenoli, di tocoferoli, tra cui la vitamina E, che sono sostanzialmente dei nutrienti su cui si basa la lotta ai radicali liberi, che sono queste sostanze responsabili dell'invecchiamento cellulare. È una tipologia di prodotto che favorisce anche un miglior controllo della glicemia, soprattutto se pensiamo a dei pasti correttamente bilanciati, favorisce quindi una riduzione del carico glicemico del pasto e quindi dei benefici sul metabolismo dei carboidrati. È un alimento antinfiammatorio e favorisce anche una buona fluidità della bile e quindi un buon funzionamento del fegato. L'olio extravergine d'oliva è un alimento molto versatile, di conseguenza può essere utilizzato in diverse maniere all'interno della nostra alimentazione. Può essere utilizzato crudo, può essere usato cotto, per esempio all'interno di condimenti di verdure o di ortaggi, quindi nel pranzo e nella cena. Può essere utilizzato per esempio anche come condimento di una colazione salata, oppure come condimento di uno spuntino metà mattina o uno spuntino pomeridiano. Come quantitativo possiamo dire che un quantitativo di circa 3-4 cucchiai di olio extravergine d'oliva al giorno ci può dare innanzitutto una serie di nutrienti che rispecchiano il nostro fabbisogno giornaliero e ci dà già quelle caratteristiche di prevenzione e quei nutrienti salutari che dobbiamo assolutamente ritrovare all'interno di questa tipologia di prodotto. Nel confronto invece con altre tipologie di oli e grassi alimentari possiamo fare riferimento al fatto che l'olio extravergine d'oliva deriva da un semplice processo di schiacciamento del frutto, di pressione e schiacciamento del frutto, quindi non necessita di operazioni di tipo chimico, di conseguenza è un prodotto su cui non andiamo a ritrovare dei solventi, dei composti chimici all'interno, come per esempio può succedere negli oli di semi. Ha una composizione invece completamente diversa rispetto ai grassi animali, perché l'olio extravergine d'oliva è ricco di acido oleico, che è un acido grasso monoinsaturo, al contrario dei grassi animali, che invece sono più ricchi di grassi saturi, che possono darci dei problemi per esempio dal punto di vista cardiovascolare, nell'incremento del colesterolo cattivo e nel peggiorare il colesterolo buono, il colesterolo HDL, ed hanno anche dei parametri di ossidazione completamente diversi, oltre che un punto di fumo diverso. Quindi ciò vuol dire che se l'olio extravergine d'oliva si degrada ad una temperatura di cottura più elevata, queste altre tipologie di oli invece degradano i propri nutrienti ad una temperatura inferiore.